sera a Guido Banterla, figlio di un ex deportato politico a Mauthausen, docente di scuola media, ha sempre dato testimonianza delle persecuzioni nazifasciste nelle scuole insieme a suo padre e poi da solo. Guido Banterla, in un libro appena uscito dal titolo Mi aspetta il paradiso, racconta la vita del padre durante la Seconda Guerra Mondiale, iniziando dagli anni della giovinezza. La narrazione continua fino al capitolo più buio, quello della deportazione al campo di Mauthausen. Passo la parola a Guido. Buonasera ancora. Buonasera, ciao Giancarlo, grazie per la tua attenzione. Prima di parlare un attimo del libro, vorrei fare una premessa sul titolo. Il libro ve lo faccio vedere. Sì. Ecco, è un titolo un po' presuntuoso, perché uno che lo legge così dice: ma è presuntuoso questo titolo, perché Mi aspetta il paradiso è una cosa un po' particolare. Ma l'ispirazione di questo titolo me l'ha data mio padre 2 ore prima della sua morte. Io ero molto preoccupato, ovviamente, e lui mi ha guardato serenamente e mi ha detto: Guido, non ti preoccupare, non ho paura di morire, perché io l'inferno l'ho già visto, l'ho già vissuto, pertanto il paradiso mi aspetta di diritto. Infatti, chi leggerà questo libro capirà che aveva ragione, che non è un titolo presuntuoso. Poi, come vedete, c'è una fotografia di un numero che adesso ve lo faccio vedere originale. Vi faccio vedere originale, non so se si vede. Sì, Aspetta, non so se l'ho messo dritto. rimani fermo poi, sì, un attimo. Si vede? Sì. Ecco, questo particolare era il suo nome nel campo di sterminio, non c'era più il nome. Ma non volevo parlarvi subito di questo. Era solo per farvi vedere questo particolare con una cordina. Ecco, chi leggerà il libro saprà e capirà che questa cordina gli ha salvato la vita. Non è una cosa ininfluente, non è una cosa banale come pensiamo noi. Gli ha salvato la vita. Quando lo leggerete, capirete. Tornando alle motivazioni del perché ho deciso di scrivere questo libro, ce Sì. ne sono alcune, non ce n'è solo una. La prima, ovviamente, è una motivazione di cuore, perché onestamente volevo che restasse per la mia famiglia, per i miei nipoti, ovviamente per i miei figli, un ricordo di una persona che si è molto sacrificata per dare a noi la libertà, per dare a noi la possibilità di parlare. Di parlare anche in questo momento. E per me è molto importante, infatti donerò parecchi libri a tutti i miei parenti, perché è una cosa che sento nel cuore. La seconda motivazione, come tu Giancarlo hai ben detto prima, io ho insegnato per tanti anni nella scuola media e spesso e volentieri con la scusa che potevo usare, anzi insegnavo per un po' anche informatica, usavo il laboratorio per creare insieme agli insegnanti di italiano dei DVD storici e parlavo spesso della storia di mio padre e ho visto che i ragazzi stavano molto attenti, erano molto sensibili e capivano perfettamente quello che succedeva. E ho deciso di farlo soprattutto per loro. L'ho fatto in modo semplice, con parole leggere, chiare,
scorrevoli, in modo che un ragazzo possa leggerlo in un paio d'ore. Però è un libro che si può leggere in un paio d'ore, ma che ti fa riflettere per tantissimo tempo. E questo è il mio obiettivo, di porre delle riflessioni. E soprattutto in questo periodo di pandemia, secondo me è utilissimo leggerlo questo, perché ricordarsi del passato non solo di mio padre, ma di tante altre persone che hanno subito questa tragedia, è importante. Importante perché? Perché adesso che siamo un po' tutti sbalestrati, siamo tutti un po' in crisi, siamo tutti preoccupati, siamo pessimisti, diciamo, guardando il passato, vedi queste persone, per esempio io parlo di mio padre, che alla fine della guerra non aveva nulla, anzi era considerato un appestato. Non poteva neanche dire quello che ha passato perché lo consideravano matto. Non ha avuto aiuto da nessuno. Sai Giancarlo, non ha avuto aiuto da nessuno. Ascoltando, sì. Era abbandonato. Eppure ce l'ha fatta. È riuscito persino ad arrivare ad essere capo tecnico delle ferrovie. Per meriti di lavoro, non per studio, perché non aveva potuto studiare. Assolutamente. E questa è stata la mia motivazione, guardare al passato per poter rivivere e recuperare il presente, per poter, diciamo, ricominciare e sapere che dopo il negativo ci deve essere per sempre per forza il positivo. Poi l'ultima motivazione, ecco, ti volevo dire che oltre che il libro, con l'editore abbiamo deciso di inserire anche un DVD. Un DVD che ha nel suo interno una video intervista che era stata fatta e poi pubblicata dalla RAI in un bellissimo programma nel 2000, nell'anno 2000, che si chiamava Testimonianze nel Lager, Testimonianze dei Lager, dove non solo mio padre, ma c'erano i pochi sopravvissuti che davano testimonianze. E fino a mesi fa bastava cliccare il nome di mio padre o di altri che hanno sopravvissuti e trovavi il loro video, la loro storia, la loro intervista. Adesso purtroppo mi rattrista tantissimo pensare che il sito è stato levato, è stato tolto. Non so spiegare perché, però per me è stata una motivazione che mi ha detto no. Devi scrivere e devi inserire anche questo DVD, perché è giusto che l'intervista sia vista. E l'ho messo dentro appositamente perché avevo anche quello elaborato dalla RAI. Ho messo dentro l'intervista originale, proprio con tutti i difetti della diretta, chiamiamoli così, perché diventa una cosa più umana, più sensibile, più comprensibile. Ecco, queste sono, diciamo, le mie motivazioni principali. Sì, quando tuo padre è riuscito a cominciare a parlarne, non penso che ne ha parlato subito. Bella domanda. Devi sapere che quando io ero piccolo, e l'ho scritto anche nel libro, io abitavo in un monolocale, si può dire, in un bilocale che era quasi un monolocale, nelle case che davano i poveri, col gabinetto esterno, altro che doccia, idromassaggio e cose varie, gabinetto esterno. E sentivo spesso mio padre urlare nel sonno.
Io da piccolo non capivo, per me era una cosa stranissima, non riuscivo a comprendere le motivazioni. Le ho comprese molto più avanti, ma molto, molto più avanti. Diciamo che ho cominciato a capirle quando ero adolescente, poi quando sono andato un po' all'università e poi soprattutto negli anni 70. A mio padre ci sono voluti quasi 30 anni per poter raccontare la sua storia. E di qua ho un po' di merito anch'io perché con la scusa dell'insegnamento sono riuscito a farlo venire nelle scuole. E lui si è reso conto per la prima volta che poteva parlare senza essere considerato pazzo, dopo 30 anni. E da lì abbiamo cominciato ad andare nelle scuole insieme e la prova di quel bene che ha fatto lui nelle scuole è che nel 2005, l'anno che è morto, pensa che è morto il giorno dopo il periodo della memoria, il 28 gennaio del 2005, esattamente il giorno dopo della memoria, il giorno della memoria, nel suo funerale è venuta un'intera scolaretta. Per tutte le classi quinte della mia scuola sono venute al suo funerale. E per me è stata una cosa molto, molto importante. Ecco, 30 anni ci sono voluti. 30 anni, sì, e puoi narrare questo episodio. Io ho avuto la chance già, come dire, di leggerlo da parte tua e poi prenderò il libro. Puoi narrare di quel dettaglio, appunto, che qualcuno ancora nei campi, ancora nel campo di Mauthausen, gli dice che è meglio non parlarne di quello che è accaduto quando uscirà, perché appunto lo prenderanno per pazzo, c'è questo nel libro, Sì, esatto, però no? Chi è che gliel'ha detto? non è successo nel campo di Mauthausen, perché nel campo di Mauthausen non è che gli agostini o i medici che erano praticamente gli assassini parlavano. È stato dopo la liberazione, Sì, perdono. dopo il 5 maggio del 1945, che il campo di Mauthausen è stato liberato dagli americani. Pensa, non vorrei raccontare il libro, però è una storiella che mi farebbe piacere raccontarla, nel senso che lui per la prima volta ha perso la testa e la liberazione è scappato fuori. Ha visto delle rotaie, si è incamminato perché pensava vado a casa, vado a casa. E questo è quello che mi raccontava mio padre, vado a casa. E per terra ha visto un pastrano, sai quei capotti di ufficiali tedeschi. Lui aveva freddo perché erano praticamente nudi loro, pur essendo in maggio, ma c'era freddo. E si è messo questo pastrano e un cappello buttato per terra dall'ufficiale nazista. È arrivata una camionetta americana e gli stava per sparare. E lui alzando le mani le ha visto e subito, hanno visto subito che era. Dopodiché, perché ti ho raccontato questa storia? È collegata alla tua domanda perché poi lui si è svegliato, ha perso i sensi e si è svegliato all'ospedale di Linz, dove è stato in coma per un mese. Pesava 35 kg. Quando è entrato, ne pesava 80 e non è stato molto nel campo di sterminio. È stato, dunque, e lui è stato portato da Bolzano, se ben ricordo, sì, l'8 gennaio del 1945. È stato liberato il 5 maggio del 1945, pertanto sono 5 mesi e qualcosa, quasi 6 mesi, adesso ho un attimo di amnesia. Ci sono 4 mesi circa. 4 mesi, 4 mesi, 4 mesi abbondanti. E in 4 mesi ha perso tutti quei chili. E tornando a noi, all'ospedale di Linz, è stato lì che un medico, quando si è svegliato, quando era in grado di capire,
quando poteva già camminare, seppur in malo modo, un medico gli ha detto: Arturo, stai attento, perché quando tornerai a casa, se tu racconterai quello che hai visto, ti daranno del matto. E questo purtroppo si è rivelato vero. E ovviamente è stato uno dei motivi perché non ha parlato per 30 anni. Sì, È stato lì che all'ospedale di Linz. Poi dall'ospedale di Linz, però non posso raccontare tutto il libro, dall'ospedale di Linz attraverso varie peripezie è riuscito a tornare a Verona e lì ha dovuto ricominciare da zero. Per quanto riguarda sì. Com'è, lui è un deportato politico. Io non so esattamente. altro, diciamo, io ho più letture e testimonianze degli ebrei. A maggior ragione, com'è che è stato preso nell'ingranaggio politico? Perché mi pare Allora, che siano anche, come dire, oggi diremo quasi per poca cosa, quasi per niente. Non era un grande oppositore noto. no, non era un grande oppositore, però diciamo che era un po' adesso te lo racconto un pochettino, però prima ti vorrei dire che questa domanda me la pongono sempre anche i miei allievi, me la ponevano e mi dicevano: ma professore, lei è ebreo? Io gli rispondevo: se lo fossi, ve lo direi, ma non lo sono. E si ponevano la domanda del perché un non ebreo è andato a finire insieme agli ebrei. Sì. Allora la risposta adesso te la do, è stata perché semplicemente dopo l'8 settembre del 43 mio padre era in marina. È riuscito a venire attraverso varie peripezie dopo l'8 settembre a scappare e a tornare a casa. Però purtroppo qua a Verona, tu lo sai benissimo, è nata in settembre, è nata la Repubblica Sociale di Salò, dopo l'8 settembre, più avanti dell'8, adesso non mi ricordo. Comunque quando sono andato a casa in ottobre, pare che ci ha impiegato un mese a tornare a casa, adesso non mi ricordo più. In ottobre si è trovato la Repubblica Sociale di Salò e lo volevano a tutti i costi reclutare nei fascisti, nei repubblichini, così mi pare che si chiamassero, per tenere. Però mio padre proveniva, e qua torno al discorso del politico, da una famiglia di stampo socialista, il vero socialismo di una volta, di stampo socialista, e non avrebbe mai potuto andare questo tipo. E lì è stato messo dentro a una missione operativa gestita dagli anglo-americani che si chiamava RIE, pochissimo conosciuta, poi nel libro c'è la spiegazione di questa RIE, era una missione di intelligence, praticamente di spionaggio, e mio padre è diventato uno degli esponenti della RIE che con falsi documenti, poi nel libro ci sono tutte le spiegazioni, con false documentazioni, riusciva a portare le informazioni del percorso dei treni ai partigiani. Era molto importante portare le informazioni dei treni carichi di armi. Sappiamo tutti che Verona era un centro di sfruttamento importante per quanto riguarda i treni, lo è tuttora, ma anche all'epoca era importantissimo, specialmente per i tedeschi. E le informazioni che lui riusciva a capire,
attraverso, diciamo, ecco, mi sono dimenticato di dirvi che aveva dei documenti tali, falsificati, che poteva entrare tranquillamente nelle caserme, negli uffici della Gestapo, poteva benissimo avere accesso alla documentazione. Era diventato una spia. Però purtroppo, come succede spesso, è stato tradito. E da lì è stato preso, è stato portato in un primo momento a Palazzo Martiri della Libertà, mi pare Piazza Martiri della Libertà, che si trova, hai presente, vicino al Teatro Romano. Sì. Venendo da Porta Vescovo, per capirsi, prima del Teatro Romano c'è una piazzetta di sulla destra. E Sì. lì hanno trasformato quella casa in prigioni fasciste, dove lì è stato torturato, però senza nessun successo, perché sembra una storia di film, invece è una realtà, mi diceva che loro, tra loro, avevano tutti i nomi inventati. Pertanto, anche se sotto tortura lo potevano parlare, non potevano capire nulla, assolutamente nulla, perché davano dei nomi e delle località inventate. Questo era importante. È chiaro, è stato anche un sabotatore in un certo senso, e lo è stato sempre sabotatore, perché se tu hai detto, ti sei soffermato su un particolare, nel campo di Cervino lui è andato a finire come saldatore in una galleria per saldare gli alettoni, adesso non mi ricordo i tipi di aerei, il Messerschmitt, non mi ricordo, gli alettoni degli aerei. E lui, la sua voglia di sabotare, ce l'aveva sempre, sai come faceva? Dimmi. Sappiamo benissimo, e ce l'hanno insegnato delle operai, che se tu fai una saldatura e lasci dentro l'aria e ricopri la saldatura con l'aria dentro, Non puoi. questa saldatura si rompe facilmente. E lui faceva questo. Lasciava dentro appositamente un sacco di aria, in modo che quando l'aereo partiva si staccava in volo. Ecco, per dirti la sua mentalità. Ed è per questo che lui si è preso il triangolo rosso. Il politico aveva il triangolo rosso, l'ebreo giallo. Nel libro ci sono le fotografie e le sigle dei triangoli, che comprendono tutti praticamente, comprendono tutti, non solo gli ebrei, comprendono gli omosessuali, comprendono gli zingari, comprendono gli obiettori di coscienza. Comprendono, purtroppo, perché questo è stato un guaio, comprendono triangolo nero e verde, erano i delinquenti, gli assassini, i ladri, che diventavano i capò. Praticamente quelle persone che avevano il diritto di vita e di morte su altre persone. Per diventare politico bastava poco, per essere deportato in quel periodo bastava poco. Bastava dare, adesso nel caso di mio padre, tra virgolette, se la meritava, perché mi ha combinato delle belle a favore della resistenza. Però molte altre persone sono finite dentro per molto meno, solo per aver detto un'idea, per aver parlato troppo, per aver fatto vedere che erano contro il regime, per essersi trovati in 3-4, sai che non ci si poteva trovare in 3-4 perché era considerata adunata sediziosa. Adunata sediziosa. Ecco, mi viene da ridere adesso quando si dice non fate assembramenti. All'epoca l'assembramento era di 3-4 persone e bastava questo anche per essere portato via. Non è che serviva così tanto. Sì, in altri che sono stati,
mandati nei campi di concentramento, adesso non è un elenco, ma diciamo altri per letture, per testimonianze, sono stati anche i cosiddetti malati mentali, sono stati Omosessuali. omosessuali e che non vengono molto citati. Noi citiamo, non lo so, sono citati spesso per primi, tra gli altri, ancora prima dei deportati politici, gli Zingari. È vero, ma anche, benché io non ho, come dire, affinità con le religioni, i testimoni di Geova furono perseguitati. Esattamente, avevano il colore, il triangolo viola, se ben ricordo. Testimone di Geova, però potrei anche sbagliare perché, però mi sembra che sia viola. Avevano il loro triangolo anche i testimoni di Geova, è vero, è vero. Ora, come dire, il libro che è edito dalle edizioni Equiedit di Verona, il libro, come dici, originariamente previsto per, diciamo, per gli amici, per i familiari, per la scuola dove hai lavorato, comincia la sua strada e noi di Liberi TV diamo questo piccolo contributo, per un caso, perché siamo da lungo tempo amici e siamo stati compagni di scuola. Gli dai un'altra vita, cioè sarai disponibile, perché non è facile, io intendo, non c'è nulla di facile di parlare di queste cose, appunto. E ci saranno occasioni di dibattito, è previsto qualcosa con la casa editrice? O il libro comincia così? Non so, anche Ma mi parlavano di una presentazione, ma purtroppo con il discorso del Covid non si si può rimane. entrare nelle scuole. Dovevamo presentare il libro a tutti i dirigenti scolastici, così era l'idea. Però purtroppo siamo bloccati perché nelle scuole non si può assolutamente entrare. Vedremo adesso se magari anche sul tuo suggerimento di poterlo distribuire a delle biblioteche rionali. Vediamo, magari qualche biblioteca. Adesso sai, è stato pubblicato ieri. Sì. Adesso vediamo un attimino. Purtroppo siamo bloccati col discorso del Covid. Vedi che noi stessi, invece di vederci, ci dobbiamo sentire al computer. Vero. Avrei preferito vederti di persona. Anch'io, va bene, ci sarà l'occasione. Guido, io ti ringrazio moltissimo. Dico prima, appena a termine di questa conversazione video, mettiamo la copertina del libro, l'editore, e invito i giovani e meno giovani che guardano il Liberi TV a prendere questo libro, breve, intenso, duro, non so come definirlo, cioè non è una lettura. È facile da leggere, ma appunto fa molto riflettere ed è il caso di spingersi a farlo per ciascuno. Grazie, grazie infinite, Guido. Grazie a te e buona serata. Grazie tantissime. Ciao. Ciao.